Si svolgerà anche quest'anno nel quattrocentesco quadriportico di Santa Maria delle Grazie nel centro storico di Salerno la rassegna di teatro amatoriale Teatrando al Quadriportico, organizzata dall'associazione Planum Montis e dalla compagnia Sceppa Centrella, giunta alla 14ª edizione. Il programma dell'edizione 2024 è stato presentato questa mattina, giovedì 27 giugno, durante una conferenza stampa svoltasi nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, alla quale hanno partecipato il direttore artistico Giuseppe Giordullo, l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto e la consigliera comunale Antonia Wilburger. Dunque, siamo pronti per presentare la 14ª edizione di Teatrando al Quadriportico. Siamo nella zona alta di Salerno, dove sono i giardini della Minerva, dove c'è la casa albergo Immacolata Concezione, sotto la gestione di Salerno Solidale. Bene, in questo spazio all'aperto, ormai da 15 anni possiamo dire, c'è questa manifestazione. Quest'anno partiamo il 4 luglio per chiudere il 3 agosto. Partiamo con una piccola novità, e cioè quella che avremo il battesimo dei ragazzi Sceppa Centrella Junior, perché finalmente, sotto la guida di Ciro Marigliano e Giovanna Memoli, quest'anno partiremo con questa sperimentazione dei ragazzi che finalmente si sono aperti, si sono convinti di camminare da soli e quindi presenteranno un piccolo spettacolo di un atto unico. Successivamente, sempre nella stessa serata, ci sarà un mini concerto del coro Armonia. Questa è un'altra novità che noi non abbiamo mai presentato al Teatrando al Quadriportico, e ci sarà quindi questo spettacolino. Spazio di danza, c'è la New Space of Dance di Francesco Boccia, le altre compagnie salernitane della provincia e anche da Napoli, anche da altre parti della regione Campania, quindi vuol dire che la rassegna sta crescendo e ci fa piacere. 16 gli spettacoli inseriti nel cartellone, tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il taglio del nastro è stato affidato il 4 luglio ai ragazzi della compagnia Sceppa Centrella Junior, che diretti da Giovanna Memoli e Ciro Marigliano presentano La fame fa brutti scherzi, cui seguirà il coro Armonia diretto dal maestro Vicente Pepe, che proporrà strane e non strane armonie. Il 5 luglio la compagnia comica salernitana proporrà una commedia dal titolo Lo faccio per amore, mentre il 6 luglio il gruppo teatrale Insieme con il cuore presenterà la divertente commedia di Edoardo Scarpetta, Oscar Sfaglietto. Si prosegue poi il 7 luglio con l'associazione New Space of Dance, che presenta Quadro d'autore, spettacolo di danza con allestimento di Francesco Boccia. La seconda settimana di programmazione prevede l'11 luglio la compagnia stabile di Bellizzi nella commedia di Edoardo Scarpetta Una Santarella, il 12 l'associazione Ipercaso con la commedia Un matrimonio all'italiana, il 13 luglio la compagnia dei mercanti in scena con Ago Cotone e Ciuffetti, e il 14 luglio On Teatro Formazione e Cultura nella divertente commedia Arriva Domenica. Si prosegue ancora il 18 luglio con la compagnia Nuova Stagione GT in un imprevedibile imbucato. Il 19 luglio tocca alla compagnia teatrale Nolana Pipariello, che offrirà lo spettacolo L'Opera dei Pazze. Il 20 luglio la compagnia Quelli che il teatro metterà in scena la commedia Voto di scambio, e il 21 luglio, al termine della terza settimana, la compagnia Le voci di dentro presenta Il medico dei pazzi, commedia di Edoardo Scarpetta. Il 25 luglio la compagnia Le Querce proporrà la divertente commedia Commissariato Quinta Zona, mentre il 27 luglio la compagnia Arcoscenico presenta Una comica tragedia. Il 28 luglio l'associazione Marcanda Teatro porterà invece in scena Il candidato. Chiude la rassegna con un doppio appuntamento la compagnia padrona di casa, ovvero Sceppa Centrella, che il 2 e il 3 agosto presenterà la commedia Due mariti per un bebè.